appena lasciato il lago di Cavedine, giusto? Sì, se non mi ricordo male. E adesso ci stiamo recando al lago di Molveno. Abbiamo fatto un po' di foto, come avete visto, anche con il drone, un po' di video. E diciamo che come paesaggio merita tanto. Non c'è praticamente nessuno. Non sappiamo se è per il discorso, magari che essendo il 31 Capodanno, forse magari c'è poca gente, o perché proprio è una zona così, che a parte proprio gli abitanti non c'è tanta gente. C'è da dire che sono posti piccolini. Sì, sono posti piccoli. Proprio borghetti piccoli, quindi gli abitanti non sono neanche tanti. Sono tanti tedeschi, quello sì, perché vabbè, essendo vicini e tutto, vengono giù. Poi ci diceva anche quello del campeggio che vengono giù per arrampicare qua sulla montagna e tutto, quindi le zone le conoscono. E niente, andiamo al lago di Molveno, vediamo un po' anche lì e niente, ci vediamo dopo. Siamo arrivati sul lago di Molveno, adesso una bella piadina, un po' di insalata, un pranzo veloce, poi dopo andiamo a fare due passi qua intorno al lago, far volare un po' il drone, fare un po' di foto e niente. Buon appetito, a dopo! Pranzetto finito, alla fine abbiamo fatto veloce come al solito, sono le 3, ci abbiamo praticamente impiegato 2 ore, siamo stati lì un po' a rilassarci e niente, adesso stiamo scendendo giù, come potete vedere il nostro van è parcheggiato lì a bordo strada, in una posizione molto comoda diciamo. Adesso scendiamo giù qua che c'è il sentiero che ci porta giù al lago di Molveno. Le temperature qua sono pazzesche, sembra di essere in primavera, allucinante proprio. Mamma mia che caldo, però il paesaggio ragazzi merita di brutto. Adesso non so, sicuramente qualcuno di voi c'è mai stato, che ce lo scriva qua sotto nei commenti come si è trovato, che cos'è che ha visto. Anche perché noi siamo dalla parte del lago dove c'è praticamente la strada per arrivare a Molveno. Adesso non so se ci sono altre strade o meno, però vabbè, scrivetecelo qua sotto nei commenti se voi avete fatto un'altra strada o non lo so. E niente, il paesaggio è questo. Adesso c'è tutto il sentiero qua all'ombra, per poi dopo penso andare giù al lago. Adesso non so se ci si arriva proprio giù, perché vedo che c'è una spiaggetta, ma boh, un po' così, però merita. Qua c'è una bella cascatiella, guarda qua, e poi sbababam, ecco qua, bello bello bello, sembra proprio un paesaggio, ma che roba, allucinante, eh?
il Trentino proprio è meraviglioso, il Trentino, devastante. Mamma mia, che roba, porca miseria. Stupendo ragazzi, è micidiale, guarda che roba. Adesso scendiamo qua giù nella spiaggetta senza ammazzarci sul ghiaccio, anche perché è qua tutto all'ombra, quindi di ghiaccio ce n'è, ma guardate che roba, giudicate voi. Mamma. Devastante, eh? Qua è da drone proprio. Adesso ci mettiamo lì in un punto tranquillo e faccio volare subito il drone e vi faccio vedere, perché Madonna. Ma poi c'è una quiete, c'è un silenzio che, a parte vabbè, le macchine che passano qua lungo la strada, ma non si sente proprio niente, zero. Mamma. Vabbè, beccatevi ste riprese col drone, va. Siamo fermati in questo piccolo spot qua sulla riva del lago, e difatti, come avete visto tutti i video, io li ho fatti da qua con il drone, ma ragazzi è allucinante la vista che c'è da questa parte. Poi è bello calmo, è bello, non si muove, poi c'è anche il sole, c'è una luce pazzesca, immagino all'alba, il tramonto qua come deve essere allucinante. Poi dopo tutte le foto le trovate anche sul nostro canale Instagram, quindi vi lascio il link qua sotto, tanto c'è qua sotto nelle descrizioni, andate a vederle, ma sono micidiali, anche perché sono posti proprio devastanti, allucinanti davvero, non mi vengono le parole. Meravigliosi. Sì, meravigliosi, giusto. E, no, ma il fatto che la cosa che ti stupisce è la pace che c'è proprio, non si sente niente, non si sente zero proprio, la natura e basta. E come potete vedere, mamma mia, ma poi il riflesso anche sull'acqua che formano le montagne è impressionante. Va bene, niente, adesso ne faremo ancora qualche foto e poi proseguiamo sulla strada del ritorno. Penso che andremo appunto nel paesino che vi dicevamo prima, magari volevamo vederlo la sera con tutte le luci, e poi vediamo stasera, visto che è il 31, che cosa fare. Ci aggiorniamo dopo, ciao. Abbiamo parcheggiato il van, adesso ci aspetta 200-300 metri di camminata e dovremmo arrivare appunto a questo paesino
e speriamo che almeno ci sia qualcuno che sia aperto, anche perché queste zone qua, ragazzi, soprattutto d'inverno e a questo orario che sono le 5, non c'è in giro quasi nessuno, a parte qualche macchina che passa e basta. E niente, vediamo se appunto ci sia qualche lucina, qualcosa, e boh, chi lo sa, no? Vedete, proprio paeselli di montagna, proprio tutti molto abbastanza caratteristici, a parte questa casetta qua bella diroccata, che non so che cosa fosse. E niente, qua alle 5 è già buio, anche perché con tutte queste montagne che ci sono intorno il sole va giù presto. Stamattina è arrivato più o meno, è salito, a che ore erano? Le 8:30, forse giù di lì, se non le 9. E invece di pomeriggio va giù verso le 4:30, 5 meno qualcosa. E niente, prima delle 4:30. Adesso sono le 5. Cioè, Claudia. 4:55. Non sono le 4:30. Il paesino si chiama Rango, non so se qualcuno di voi c'è stato, ce lo dica qui sotto nei commenti. Che altro perché adesso è il 31, qua avevano fatto i mercatini, però quando è che li avevano finiti? Il 30? Però il 30 li hanno chiusi, li hanno finiti, quindi adesso qua, come potete vedere, sono rimaste le luci, un po' di addobbi, però in linea di massima è tutto quello che è rimasto. Però è abbastanza carino, con i mercatini sicuramente sarebbe stato molto più bello da vedere, anche perché vedete che qua ci sono tutte le gallerie che ti portano, penso, alle varie bancarelle che c'erano. Qua ci sono ancora dei plastici, non so se riuscite a vederli con il buio, però. Ma sono tutte così? Ma sì, dai. Perché dentro di qua c'erano i mercatini, mi sono. Eh sì, le varie sculture. È praticamente un paesino adibito a mercatini di Natale. E qua invece avevamo fatto tutto il presepe con praticamente dentro la fontana, no? Guarda, è carino tutto così. Vedete la fontana? Con l'acqua, tutte le casette,
Dai, hai fatto bene. Molto bello grosso. Che dovrebbe teoricamente essere la rappresentazione del paese, penso. No? Boh. Guarda, no? C'è tutte anche le barche qua, al molo. È bello, è fatto bene. E tutta la... Eh sì, hanno canalizzato l'acqua dentro in modo tale che poi dopo viene fuori e la riciclano, la riutilizzano. Allora, è bello, molto caratteristico, ci sta come idea. Siamo tornati al campeggio da Paolino, il nostro amico Paolino, e come avete visto, vabbè, il borgo appunto non c'era quasi nessuno, era tutto vuoto, però qualcosa di caratteristico è rimasto. Adesso niente, penso che ci faremo, boh, non so, una bella birra, no, chi lo dice, boh. Un pre-brindisi dell'anno. Eh sì, un pre-brindisi dell'anno, anche perché qua intorno non fanno assolutissimamente niente. No. E con la storia del Covid, assembramenti, piazze. Hanno annullato tutto nelle piazze, quindi non c'è in giro neanche nessuno, quindi volendo. No. Non si può fare niente. Scendo poi paesini. Però noi ci siamo portati dietro la polenta, ci siamo portati dietro le lenticchie, ci siamo portati dietro lo spumante, il panetto, un po' tutte le robe. Festeggiamo a modo nostro, come penso farete tutti voi. Appunto. Quindi, ci si arrangia, giusto? Sì, sì, okay. giusto. L'importante è mangiare e bere poi e star bene. L'importante mangiare bene, la buona compagnia. A me è toccato lui, però. Vabbè. Tutte le ciambelle riescono col buco. E niente, moscerini a parte nel van praticamente il primo di gennaio, vabbè. E anche loro. E niente, quindi adesso ci riassettiamo un attimino, ci apriamo una bella birretta e magari ci vediamo dopo. Vediamo un attimino come si protrae, anche perché siamo un pochino cotti. La mia idea era che se eravamo cotti mettevamo la sveglia a mezzanotte meno qualcosa e ci svegliavamo giusto per brindare e poi ci riaddormentavamo. Eh sì, ci poteva stare anche come cosa, cioè. Però vabbè, vediamo, dai, al massimo ci vediamo dopo per gli auguri, che tanto poi voi questo video lo vedrete a gennaio inoltrato, però vabbè, fa niente. E niente, a più tardi. Au. Ed eccoci qua con la nostra polenta appena fatta. Polenta, sugo ai funghi, Wurster, vino rosso, e abbiamo fatto anche l'aperitivo, ci siamo bevuti qualche birra e niente, festeggiamo così, belli tranquilli, dopo magari appunto a mezzanotte un po' di vino bianco, Pandoro, non panettone. Un po' di, sì, Pandoro. Pandoro. Nutella. Crema di pistacchi. E così si festeggia il 2022. Sì. E niente ragazzi, con questo vi salutiamo, adesso noi mangiamo sennò si fredda e niente, buon 2022. Scusami, un buon 2022 anche a voi, auguroni, all'inizio di una dei propri sogni, che si possano avverare tutti i desideri di tutti quanti. Molto bene ragazzi, e niente, buon anno a tutti e ci vediamo al prossimo video. Yeah. Ciao ciao.